Oggi si chiama Trenino Verde, è a scartamento ridotto e attraversa da Mandas ad Arbatax, il cuore della Sardegna. Presidente di WWF Italia, Fulco Pratesi, ha definito questa ferrovia la linea più bella del mondo. E lo documenta anche, dice: io ho viaggiato per tante ferrovie in tutto il mondo e ho trovato in questa, nella linea Cagliari-Mandas-Arbatax, tutte le bellezze che ha trovato nelle altre ferrovie, tutte quante insieme. Il turismo ha permesso di recuperare questa come altre vecchie linee ferroviarie sarde della fine dell'Ottocento. Sarebbero state smantellate perché troppo lente e non più competitive, e invece proprio il fatto di essere fuori dal tempo convulso dell'oggi, proprio per la loro graduale scoperta di paesaggi indimenticabili, sono diventate elemento fondamentale di un nuovo turismo. E così ora, ogni anno, sono più di 80.000 i viaggiatori che con il trenino si arrampicano sulle montagne del Gennargentu. Sono studenti delle scuole, ma anche tanti turisti e tanti stranieri. Tutti ripercorrono inconsapevolmente il viaggio di uno scrittore inglese e tutti riscoprono come lui la sorpresa, la meraviglia, l'incanto delle 100 isole nascoste nella grande isola chiamata Sardegna.